No, non va bene così, non va bene. No, per favore, non mi uccidere, scheletro, no! Ragazzi, Carwin mi ha detto che po per poter entrare in quel dungeon stranissimo e magico, gli devo dare 10 di ferro perché sarebbe il suo. E giustamente io devo rispettare questa cosa, così almeno possiamo entrare in questo sorta di dungeon magico. Quindi, però, prima dobbiamo risolvere tutte le cose e prendendo, diciamo, il ferro, eccetera. Quindi, chiaramente, bisogna prendere un po' di legno. Carwin, dato che dovrai renderti utile anche tu, chiaramente, prendi del legno immediatamente. Io ovviamente vi dico che, beh, sono bellissimo come ben potete vedere. Ok, praticamente adesso posso farmi, diciamo, un po' di cosette. Tipo, mi posso fare un bel picconone, bello, che carino questo picconone, bello. Mi piace, voglio leccarlo tutto. No, mi dissocio, stavo scherzando. Non pensate queste cose, per favore. Cioè, nel senso, non pensate queste cose. Pensate queste cose e siete un po'. No, vabbè, potete pensare quel che volete, non siete niente. Cioè, perché sono così strano io invece a dirvi queste cose? Vi chiedo scusa se vi siete offesi, giustamente. Però mi posso fare una spadona e poi anche mi posso fare un piccone, che praticamente entrambi sono duri, no? Ed entrano, penetrano, diciamo, nella roccia oppure nei vari corpi, giustamente. Penetrano perché sono molto duri. E praticamente succedono cose strane. Ma scusa un attimo, questa cosa mi sta facendo spaventare, come ben vedi. Il buio, io ho paura. Esatto, se tu hai delle torce dammele immediatamente, perché le torce. Tu ora mi spieghi perché caspita hai tutte queste cose nell'inventario? Perché Dio santo hai queste cose nell'inventario? Non voglio saperlo, ma poi alla fine. Beh, sai cosa potrebbe succedere alla fine? Cioè, ovviamente mi nervosisco un attimo, perché giustamente alla fine delle finite potrebbe succedere una cosa un po' strana. Però praticamente adesso sto prendendo un po' il carbone, che è molto buono il carbone, buonissimo. E qua c'è una torcia che non, una casa che non voglio minimamente toccare. Invece posso andare a prendere del ferro. Evidentemente in questa miniera non c'era ancora il ferro, quindi chiaramente dobbiamo andare a prendere immediatamente il ferro, perché il ferro ci serve appunto per entrare in questo dungeon fighissimo che tutti quanti vogliono vedere, giusto? Perché sembra effettivamente, cioè sembra un po' il dungeon del pisello, se posso permettermi di dire questa cosa un po' particolarmente strana, no? Giustamente, perché giustamente dire il dungeon del pisello potrebbe evocare all'interno delle vostre povere menti innocenti, giustamente, potrebbe evocare qualche particolarità assurda, come per esempio. Non lo so, scrivetemi nei commenti che cosa avete pensato voi, giustamente. Però non scrivete cose strane, perché sennò poi dopo YouTube vi blocca. Scrivete solo le cose che è possibile scrivere. Io intanto anche sto ammazzando gli animali perché mi diverto ad ammazzare gli animali. Mi sto scherzando, ovviamente mi diverto ad ammazzare gli animali su Minecraft, per carità, ovviamente. Ma non c'era nemmeno bisogno di specificare questa cosa, naturalmente. Però intanto su Minecraft vi dico. E ovviamente utilizziamo il nostro binocolo fighissimo, che tutti quanti noi conosciamo dal mio logo del canale, per vedere effettivamente dove stanno queste caverne. Anche perché io non ne sto trovando queste mannaggia di caverne. Oh, ma è da mezz'ora che sto camminando, per favore. Raga, ma la sto vedendo un villaggio. Forse il villaggio mi può dare del ferro. E se il villaggio mi dà del ferro. Ma Carwin dove è finito? Io non so dove sia finito sto imbecille. Di nuovo. Oh, ma è proprio. Non si sa veramente dove sia finito. Non so che cosa sia successo in questo caso. Ma Carwin, se tu mi senti in questo momento, dovresti stare dietro di me, ok? Ma chissà perché tu non stai dietro di me. Quindi per ora io ti posso tippare. La prossima volta, però, non te lo ripeto, ovviamente. Quindi stai qua e seguimi, però, seguimi dovunque io vada, perché non è che sto a vederti, perché io in questo momento mi sono reso conto che non c'eri dietro di me, quindi sei tu che dovresti stare dietro di me. Adesso dammi del cibo immediatamente, prendo questo panone molto buono, e poi dopo andiamo avanti qua da questa parte. Vediamo, no, questa cosa fa cagare, no, non va bene ovviamente, cosa stai facendo? Perché. Allora, po io posso dire che non ho parole, cioè, veramente, cioè, come, com allora, clippatemi questa cosa, per favore, cioè, fate la clip, sapete che su YouTube c'è la possibilità di fare la clip, fatemi, per favore, la clip di questa scena, perché, evidentemente, io non so le persone che mi sto portando dietro, evidentemente, a quanto mi sembra di vedere, no, giustamente. No, non so le persone, non so nemmeno la difficoltà che evidentemente ognuno ha nel giocare a Minecraft. Cioè, dico, Minecraft è un gioco abbastanza semplice, no? Tu cosa fai? Cioè, nel senso, riesci a distruggere i sogni del povero Dunis anche semplicemente giocando normalmente. Vabbè, ognuno poi dopo fa quello che vuole, ognuno ha le sue passioni nella vita.
Tu ti rendi conto che sei ancora là sotto e che non sei sceso, vero? Cioè, io veramente, ma non... Cioè, a me sembra, in questo momento mi sembra da fare da Bali. Allora, tu ti puoi dare una regolata in questo momento? Dammi il cibo, forza, veloce. Il cibo, solo il cibo. Togliti dall'inventario le altre cose che hai. Oh, ma mi sembra... No, no, vabbè, io oggi lo faccio fuori, ragazzi, su Minecraft, ma lo faccio fuori. Adesso dobbiamo cercare una caverna. Anzi, dato che sei praticamente inutile, aiutami a cercare una caverna, perché non sto trovando la caverna. Cioè, è da mezz'ora che sto cercando una caverna, ma non la sto trovando. Che palle ho, cioè, sta caverna, cioè, una caverna su Minecraft ti serve e non la trovi. Ma è mai possibile, dico io? Cioè, non è normale questa cosa. Cioè, tutti quanti dovrebbero trovare delle caverne su Minecraft. È la cosa basilare che si trova ovunque, anche se tipo vai nel Nether, trovi le caverne. E invece qua adesso, perché a me serve una caverna con del ferro, non si trova. Giustamente, no? Perché ognuno... Ah, però, effettivamente, ora che ci penso, c'era la caverna sotto il villaggio, ora che ci penso. Quindi potremmo andare da questa parte. Siamo all'interno di questa bellissima caverna e lui mi sta mangiando, ovviamente, dietro, perché non può non mangiare, giustamente, raga. Ah, santa pazienza. Però qua c'è del ferro, non 10, giustamente. Ah, là, però sopra c'è dell'altro ferro che possiamo utilizzare per... comunque, scusami, potevi fare uno sconto, no, giustamente? Cioè, se no, che pizza ho, cioè, nel senso, dovresti farmi uno sconto. Però adesso metto la mia torcina bellissima. Ecco qua, del ferro. Ovviamente lo puoi cuocere da solo e non mi rompere le palle, perché di certo io non sto qua a cuocertelo. Oh, eccolo qua, un altro ferro. Vabbè, mi sono buttato perché pensavo che ci fosse l'acqua. Invece evidentemente non c'era l'acqua, c'era qualcos'altro, c'era la morte, per esempio. È un bel esempio, no? Giustamente. Però qua, ok, posso salire così. Perfetto, in teoria ci siamo, ragazzi. Forse abbiamo tutti quanti 10 di ferro. Se non ce l'abbiamo, si attacca al caspito. Perché abbiamo 9 di ferro. Te li fai andare bene, tieni 9 di ferro e vai a quel paese. Oh, bene. Adesso andiamo nel dungeon. So che questa struttura qua enorme possa sembrare qualcosa di veramente ambiguo, ma non è una cosa ambigua. Sì, qua con me c'è anche lui, che però mi sente stavolta, stranamente. E infatti adesso ci avviciniamo e qua dice boh, non so, fa così. Appena andrai giù dalle scale subirai l'inferno. Va bene, ok, io ci posso credere che subirò l'inferno. Ma secondo me non è vero. Infatti sarà talmente tanto semplice da non essere nemmeno in grado di dire wow. Cioè, nel senso, non è vero. Cioè, magari sarà super difficile, io non me ne rendo conto. Potrebbe anche benissimo essere. Adesso entriamo in questo dungeon super pauroso, che sembra molto interessante. Ma ora che ci penso, sembra anche una spada, tipo. Boh, magari mi sbaglio, però poteva essere anche una spada. E non per forza una cosa un po' più particolare, ecco, che tutti quanti noi sappiamo. Allora, praticamente qua dice: trova i 5 diamanti, puoi spaccare blocchi, poi sali il parkour. Quando avrai finito, metti i diamanti nella cassa. E poi, se vuoi uscire, sarà la fine per te. Ah, 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 va bene, sì, 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 bla bla bla. Si dia il via alla cacca. Ciao, avevo letto qualcos'altro. Si dia il via alla cacca, avevo letto. Però, vabbè, lasciamo perdere. Qua c'è la piccozza maiala. Qua vedo dell'oro. E quindi qua mi sembra ci sia qualcosa. Infatti, ma che non lo sapevo io. Ma certo che lo sapevo. Ma cosa sta facendo sto qua? No. Perché, sì. Va bene, non so cosa voglia dire. Qua c'è della glowstone invece. Utile, utile. Beh, allora direi di andare avanti. Stai attento alle cose rosse esplosive. Quindi alle TNT dobbiamo stare attenti. E infatti qua ci sono un po' di pressure play. Dobbiamo stare super attenti. Tu là dietro, mi raccomando, stai attento. Ecco, spacca tutto quanto invece che andare, venire qua da me. Sennò poi dopo magari mi esplodi tutto e non va bene. Ok, qua ci sono 2 diamanti addirittura. Wow, abbiamo guadagnato i 2 diamanti. E quindi ritorniamo indietro. Qua ha fatto esplodere sto deficit. No, vabbè, ma io veramente non ho parole. Cioè, questo qua sta facendo disastri da tutto il giorno, raga. Non è normale questa cosa. Però, vabbè, facciamo finta di niente. E oh, ma qua si continua. No, non si continua. Cos'è che c'è scritto? Volevi. Ma come volevi? Cioè, io voglio... Oh, voglio... Cos'è? No, non mi dai niente. Vabbè, ok, comunque. Dov'è che posso trovare le cose? Non so. Ho 3 diamanti. Qua, in questo coso? No, in questo... un altro diamante, 5. Ok, perfetto. Cercami il prossimo diamante che non ho voglia di cercare in tutte le casse, perché se no mi viene la nausea. Mannaggia. Sì, l'ho detto a te, Caruine, comunque dovresti cercare... Oh, ma sto qua... Cioè, veramente, io non ho proprio parole, veramente, per descrivere questa situazione. Dai che voglio andare nel prossimo livello, mannaggia la scurreggiona. Dammi. Ok, grazie mille, bravo che l'hai trovato. Perfetto. Io direi che ti do queste 3 pressure plate, è un buono scambio. Adesso mettiamo qua dentro i diamantoni. Perfetto. E...
disposti, grazie. Ok, grazie, ma giusto, no? Perché magari non avevi voglia di spostarti. Qua, perfetto, le casse sono già aperte. Ok, andiamo avanti. E qua c'è scritto: attento alla cosa rossa. Hihihihi. Ok, va bene, starò attento alla cosa rossa, che in teoria dovrebbe essere la lava, per quanto mi hanno detto. Scusa, ma tu cos'è che dovresti fare e invece che non stai facendo? Esatto, bravo, perfetto. No, perché si stava mettendo in mezzo alle palle. Infatti, cioè, come avete ben visto, si è messo nella lava pensando che poteva nuotare nella lava, cosa che assolutamente non consiglio a nessuno. Infatti non fatela. Il parkour è stato super semplice, forse fin troppo semplice. Però, niente, andiamo avanti. Carwin, io ti sto... cioè, nel senso, io sto andando avanti. E fai tu, nel senso, vedi tu un pochino quanto pensi di andare avanti così. Carwin, no, 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 cosa stai facendo? Che cosa stai facendo? Smettila, non è il momento. Ok, che la torcia è un po' tutta hot, nel senso calda, no? Molto calda. Però non si fa questa cosa. Adesso dobbiamo andare nel prossimo livello. Infatti qua c'è scritto: spacca e uccidi tutti i mostri se vuoi sopravvivere. Ok, beh, io spacco e uccido tutti i mostri. Qua c'è scritto: ah, sono malvagio MS. Vabbè, comunque non so chi è stato a fare questo coso, però insomma di certo non io. Porca puzzardona scurreggione, ma sei pazzo, mi uccidi a me così, pazzo malato. Ma poi perché, ma cosa sta facendo, raga? Ma avete, guardatelo, è un po' strano. Cosa sta facendo? Guardate. Ma che... vabbè, comunque, non dico niente che è meglio. Uccidiamo gli scheletroni. Le matrone, che non so cosa siano. Ma cosa sono le matrone? Scusate, che non mi ricordo più. Mi sembra che fossero qualcosa di importante, ma non mi ricordo bene. Uccidiamo. No, 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 qua ci sono i mini zombie. Raga, no, 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 qua sto morendo. Sto morendo, sto già morendo. Raga, sto già morendo. Raga, sto già morendo. Aiuto. No, male, 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 malissimo. No, non va bene, non va bene così. Non va bene. No, per favore, non mi uccidere, scheletro. No. No! Ah! Oh, Dio mio, Dio mio, Dio mio, Dio, 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 Dio. È morto già lui. Lui già è morto, Carwin. Via, 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 via. Allora, Carwin, io ti sto aspettando comunque, perché qua sta, la situazione sta diventando molto difficoltosa e paurosa. Com'è che si fa a fare questa cosa? Non ne ho la più pallida idea. Cercheremo di fare in un qualche modo. Cioè, effettivamente questa cosa è molto complicata. Non ci avevo pensato. Non pensavo fosse così complicata. No, non posso aprire, non posso aprire. Cioè, devo fare in qualche modo. Devo andare tipo da sopra e spaccare da qua sopra. Tipo, faccio così. Ok, si può ovviamente spaccare il dungeon, nel senso... nel senso, ok, stavo per morire, raga. Cioè, avete visto, e sarebbe stata una cosa terribilmente orribile. Ok, perfetto. Faccio così, tipo, e da qua posso uccidere tutti quanti. Vedete, sono un genio. Cioè, nel senso, chiamatemi genio. Chiamatemi Dunis RFP genio. Perché RFP, nel senso, Real Friends Play. Se mi buttavi nel... allora, vattene via. Vattene via, via, via. Via da qua, ok, via. Via, via. Via, ok, perfetto. Perché se no, questo qua mi faceva fuori. E non va bene così, no? Non va bene far fuori i Dunis, assolutamente no. Io direi di continuare però da questa parte, facendo, ovviamente modificando il dungeon. Ma nel senso, io posso perché sono Dunis. Nel senso, chi è che non modifica il dungeon nel 2021? Tutti quanti. E quindi, soprattutto se ti chiami Dunis, puoi modificare tutti i dungeon che ti pare e piace. Adesso stiamo uccidendo tutti questi zombie che mi stanno uccidendo a me in realtà. Quindi dovrei mangiare prima e recuperare tutte le mie energie, le mie forze vitali che mi permettono di sopravvivere all'interno di questo mondo difficoltoso, pieno di difficoltà effettivamente all'interno di questo dungeon. No, no, c'è uno zombie dietro di me, raga. Allora, com'è possibile questa cosa? Com'è possibile che ci fosse stato uno zombie dietro di me? Io non vorrei dire, ma secondo me qua c'è qualcosa che non cosa, eh. Cioè, nel senso, non è normale. Carwin, io spero proprio che non sia stato tu a mettermi uno zombie dietro. Spero proprio con tutto il mio cuore che non sia stato tu. E poi non ti vorrei dire, ma se tu picchi la cosa là, non succede niente. Dovresti piccare lo zombie, non la sbarra, se no non funziona. Sì. Mi spiace, vabbè, comunque vedremo un attimino se riuscirai a capire qualcosa come funziona il mondo Minecraft in generale oppure no. Ok, Carwin, io ti ho dato tutti gli oggetti. Certo che uccidere tutti questi mostri è stato super difficile. E qui quindi ci sarebbe il tesoro, il tesoro. Va bene, andiamo a prendere il nostro tesorone. E qui... esatto. Che figata. Wow, che belli. Ci sono tutti i diamanti e poi qua all'interno, oh, tutte le cose bellissime anche qua. Wow, che bello, raga. Che figata. Ne voglio fare altri di questi cosi. Questo Minecraft varietà, ovviamente. Che bello, sono contento. Bene, dai. Ovviamente la prossima volta sarà, spero, migliore come dungeon. Lasciate like o iscrivetevi al canale o commentate come volete voi. Quindi noi ci vediamo al prossimo video, ciao.